Tanto io ho sbagliato perché lavorando con le parole ho inteso il participio passato, cioè abito, nel senso dell'abitare, perché credo che la dimensione del vestiario sia poi una dimensione sociale, anzi io ho un'antidivisa che poi ho una divisa, e una volta si aveva il lavoro della festa, no? E il lavoro della settimana, quindi io l'ho intesa così anche perché credo che la poesia, l'arte in generale, in chiacchierare, abbia valore se ha un rilievo sociale e critico. Perché se no un'operazione manieristica per poche lite, no? Invece il tutto è pop popolare. Io non ho preparato niente, anzi non so cosa dire. A me piacerebbe parlarvi dell'importanza in pochissimo tempo delle parole, del come tutti siamo ottimi poeti, per esempio Tafaretto, che dimostra che esiste una nuova poesia contemporanea. Come sta? Come va? Bene, come stai? Come va? Per esempio, se vi chiedo come state, che alla fine è un atto d'amore, perché sono gli unici cazzi nostri che permettiamo qualcuno ultimamente, nonostante abbiamo ribatte pubbliche che sono estremamente piene dei nostri segni distintivi e qualitativi, no? Come l'abito, che poi è un abito interno, tutti mi rispondono bene, no? Io rispondo una mica bellissimo. E perché è vero, perché siamo dei privilegiati, 9 su 10 siamo noi del primo mondo, e parlo di accesso all'acqua potabile, educazione e possibilità di alimentarsi 2 volte al giorno, muore un bambino di 4 secondi. Non è retorica, quante persone voi conoscete a cui è morto un ragazzino di fame? Nessuno. Quindi vuol dire che muoiono tutti oltre i confini di quella che noi crediamo essere la nostra parte. Tutti mi rispondono bene, però difficilmente tu ti scambieresti le tue scarpe con le sue, o la tua maglietta, o il tuo paio d'occhiali con quell'altro. È vero che siamo molto attenti all'espressione di quei tratti identitari che ci rappresentano, no? Come scarpe tennis, che racconta una tradizione, che però è una cosa, le scarpe da tennis che identificano propriamente, vanno a mirare, però ribadisco, se chiedo a qualcuno come va, tutti mi dicono bene. Allora bene, poiché le parole nascondono storie, è come vestirsi tutti di grigio. Allora mi dico, com'è che siete tutti così? Siamo tutti così, io ve l'ho detto per primo, anch'io ho una divisa addosso, che è un'antidivisa, ma è comunque la mia divisa, che vuol dire che a furia di fare il poeta in strada con la vernice, cioè l'imbianchino, mi sono zozzato e non ho più vestiti puliti, non mi interessa più comprarli, no? Bene, è come vestirsi di grigio. Come se avessimo tutti lo stesso grembiule. Le parole raccontano storie fondamentali, e dell'Italia si diceva poeti, santi, navigatori, oggi si dice pizza, mafia, mandolino. I francesi ce l'hanno nell'ordinamento costituzionale politico tre parole. Quando ci massacrano le palle su Dante al liceo, l'ho capito dopo nell'esegesi del Sermonte, perché? Perché già nel primo incipite della Divina sta la storia del 400. Ci sta, Dante viene nel 1300, vicario 1300 esattamente, vicario di Firenze, nel 303 viene mandato a rogo, era bisessuale, perché gli muore Beatrice sotto un crollo, no? Col silicio, e tanto tempo se l'ha fatto il Guinizelli, perché l'omosessualità, la gestione della sessualità era una cosa che era un abito molto differente da come era oggi, no? Allora nel mezzo del cammino di nostra vita, io, durante Alighieri all'età di 33 anni, mi trovai in una selva oscura a Regiz, in uno sbattimento che neanche vi so dire, mi è morta la moglie sotto un crollo e me la faccio conquistare, sicché la diritta via era smarrita che non so più dove sbattere la testa. Se noi studiamo soldati di Ungaretti, non stiamo studiando l'ermetismo, io sono ignorante, sono nato popolare, non povero, e tra popolare mi interessa stare, non ho grandi capacità, io scrivo poesia da bacio perugina, sono il primo che lo riconosce, io non sono un bravo poeta. Io ho trovato un modo che tra l'altro neanche ho inventato di diffondere la poesia, però non sto attento a fare prima l'esposizione del contenuto. Per me è importante l'essere popolare, l'essere critico, no? E quindi le mie frasi funzionano perché sono banali, perché sono da casalinga di Voghera. Le mie poesie girano perché sono poesie che scrive uno che alla fine è la quinta liceo. I grandi tumulti dello spirito producono ottima poesia, quindi la prima cosa che vi vorrei dire è scrivete poesia, perché la poesia è essenziale e invisibile agli occhi, anzi dire la poesia proprio dove ti occorre una parola e in verità col silenzio metteresti un punto, no? E quando scrivo Chi getta seme al vento farà fiore del cielo, che l'ho scritta a 13 anni, questo non per lodarvi, ma per ancora una volta dirvi quanti pochi strumenti secondo me ci devono essere nell'esuberanza dello spirito, no? È la capacità di emozionarmi, non di trovare buone parole, tanto vero che i carcerati scrivono poesia altissima. La poesia a me salva la vita, le parole raccontano l'invisibile senza gli occhi. La mattina sceglietevi una parola come vi scegliete un vestito. Come va? Oggi mi sento tuono e leone, loro lo fanno per esempio, no? Quindi siate poeti, perché essere poeta è una condizione dello spirito, non è una classe elitaria. I poeti scrivevano sul Corriere, quando Lutero mette le tesi, le 95 della più grande rivoluzione della storia della religione moderna, contemporanea, che è il protestantesimo, lo va a fare sulle porte della chiesa, come la bacheca di Facebook.
su Facebook mettiamo con chi stiamo, dove andiamo, come siamo vestiti, chi conosciamo, chi ci pastoriamo, ciò che non ci piace, il credo politico, dove siamo, cosa stiamo facendo in quel momento, che cazzo stai facendo una roba, fai quella cosa, non? Però tutte le mattine lui per andare avanti che cosa vi chiede? A cosa stai pensando? Perché senza il visibile, senza agli occhi, quello strumento lì, che è solo un esempio, di cui noi siamo il prodotto, non il produttore, non va avanti. Sapete perché diciamo guerra? Perché quando nel 400, 1400, impero scisso, i migranti di un tempo, i barbari, no? Motivo per cui noi chiamiamo le popolazioni nordafricane berbere, perché erano così avanti che non siamo riusciti a soggettarle, quindi le parole, no? Come dire bruto? Bruto era la difesa dell'ordinamento senatoriale democratico, no? Era Cesare che era tiranno, e quindi noi diciamo bruto perché la storia deve raccontare di quel bruto. No, noi diciamo guerra, perché quando i goti, scusate, le popolazioni germaniche, non sono più aggiunte, mi sembra che sono più goti, sfondano Brizia, all'Uderna Brescia, perché l'ordinamento romano era notevolmente svalutato, e noi abbiamo una parola che racconta la guerra dei romani, che era la parola, che è bellum, che è di terza, no? Che ancora c'è in accezione aulica in bellico. Ok, quando noi, loro scendono, sfondano a Brexit, in 8 settimane arrivano a Roma, e come se oggi un gommone di albanese sbarca, non me ne vogliono gli albanesi ovviamente, però uso delle macro categorie di senso comune, sbarcano in Florida e arrivano a Washington, in più l'impero romano una volta era tutto il mondo, non era come oggi gli Stati Uniti, in 8 settimane arrivano a Roma, in 6 settimane la popolazione di Roma da 600.000 unità passa a 300.000 persone, quindi immaginate il livello di violenza, soprattutto voi donne, di iconoclastia, di stupro, di distruzione che la città c'è stata. Allora i nostri antenati ammazzano una parola che è bellum, e sapete come si diceva il germanico antico, mischia da ferugno, per il modo con cui i germani combattevano, noi non avevano gli ordinamenti, no? La D verba, W-R-R-A, che guarda caso in inglese si dice war, e guarda caso da noi si dice guerra. Quindi tutte le volte che dite la parola guerra, ricordatevi di questa storia, perché le parole sono importanti per le cose che ci stanno dietro. Non, e se usiamo 360 parole di media in un giorno, il nostro mondo sarà grande 360 parole, la vostra persona sarà 4 lettere, bene, anch'io dico bene, non è che ce l'ho, però sceglietevi una parola, cafone, coloro che scendevano ai mercati con la fune, cafune, no? Maiali, mai ali, sono esseri così infimi che mai si alzeranno. Villano, no? Che adesso è diventato, o volgare, la lingua del volgo. Quindi attenzione, perché perdere una parola è come perdere un semitono in musica, è come perdere una sfumatura di un colore. E la poesia e la parola non è prescindibile dal fare sociale, non è che possiamo scegliere di non farlo, o è così o non si costruisce società. Tanto vero che quando Mosè va da Dio, Dio non è che gli risponde sulla Pulsar S61 o sulla nascita dell'universo, gli dà 10 regole, che sono 10 normative base di coesione sociale. Se vuoi io e te stare insieme, non devo farmi la tua donna, non desiderare, non uccidere, no? Quindi la parola nasconde innanzitutto noi, e senza parole, quelli che siamo zitti, siamo noi. Come va? Ho finito, rock and roll. Grazie. Grazie.